bravo, ci sono delle domande per fortuna. Volevo sapere quanti giorni sono durate le riprese, dove avete girato. Grazie. Se c'è qualcosa come attinenza al sapore di mare in questo film. Allora, grazie intanto della domanda sui giorni, perché oramai i film si fanno in giorni, non più neanche in settimane. In realtà abbiamo girato 5 settimane, di cui 2 di 6 giorni, quindi sempre dei tempi molto molto contenuti. Abbiamo girato a Roma Nord, ma non è Roma Ponte Milvio. Io sono nata e cresciuta ai Parioli, sono figlia di stranieri, sono figlia di nonne che hanno scelto di vivere in Italia perché adoravano l'Italia e Roma e hanno inurbato i miei genitori. Roma Nord, sono cresciuta lì, è il mio immaginario e posso raccontare quello che conosco. Quello io lo conosco. Quindi è Parioli, è Tor di Quinto, è Farnesina, è Foro Italico, è tutta quella Roma monumentale del fascismo architettonicamente, che comunque ha un linguaggio molto forte. Ho nel film inserito un personaggio mitico della Roma di notte, perché ho fatto fare il piccolo nel ruolo di se stesso, un mito dei ragazzi, e questo credetemi è trasversale, se andate su Messenger e Facebook ci sono i gruppi del famoso Zozzo di Corso Francia, il paninaro, Giorgio detto lo Zozzo, che conoscono, ripeto, tutti quelli sotto i 30 anni e che è nel ruolo di se stesso. Volevo aggiungere solo che io adesso, tanto per dare informazioni di cronaca, in tutto ciò sto per fare un lavoro d'attrice, perché fra 10 giorni sono sul set dei Cesaroni, totally newcomer, in un ruolo che mi diverte moltissimo, perché sarò la direttrice di un grande giornale di moda, determinata, cattiva, all'apice del successo, quindi mi potrò ispirare a tante mie amiche, e presso la quale viene a lavorare la piccola Eva, la nostra Alessandra Mastronardi. Quindi cominceremo, credo, lunedì 28, e sono molto felice di fare questa cosa, anche se ovviamente vi immaginate si sovrappone a tutto il resto. Allora, grazie mille di essere stati qua, e se non ci sono altre domande, c'è un piccolo, credo, rinfresco, spero. Quando esce il film? Il film è in attesa di 3 proiezioni con i 3 grossi distributori, che forse non è nemmeno carino che io lo dica, visto che gli esami non finiscono mai ed è giusto che sia così. Io so che il prodotto è di grande respiro commerciale, quindi immagino che il nostro primo film è stato distribuito da Fox, il nostro secondo film da 01, ma in tutti e 2 i casi poche copie, grande stima. Speriamo che questo vada in un altro modo. Io ho 3 proiezioni eccellenti da fare e li faccio adesso con un premontato selvaggio, ahimè, però qui avrò aggiunto le musiche. Grazie. No! Bello, io ho un figlio antipatico che prima figlio mi continua a dire, ma dobbiamo andarcene. Vabbè, ma tu vuoi alzare? Sì. No, solo sapere quando, se c'è un'idea dell'uscita. Esatto, esattamente. Questa è tutta vincolata al nostro discorso di distribuzione. Quindi ancora non hanno... Non lo sappiamo, uno di questi 3 distributori che ha ipotizzato molto concretamente previa visione del prodotto la cosa, ha pensato di inserirlo eventualmente nella seconda parte della stagione. Abbiamo anche una cosa straordinaria che io mi auguro vada a segno, perché sarebbe la cosa più giusta e anche sarebbe veramente un grande soddisfazione e grande onore. Speriamo bene. C'è ancora qualche domanda? No. Ok. Grazie mille, scusateci tutto il tempo. Grazie.